siamo al secondo incontro che rappresenta la conclusione di un progetto Compostiamoci Bene che si è svolto nel corso dell'anno scolastico 2012-2013 nella scuola primaria di Tavernelle. E questo progetto che è stato finanziato dalla Regione e portato avanti dall'Associazione Etikare, che qui è responsabile di Michele Antonini, ha visto degli incontri all'interno della scuola primaria in cui si sono svolte delle lezioni e dei laboratori che hanno dato la possibilità ai bambini di poter approfondire questa tematica, di chiarire dei dubbi, delle curiosità, di costruire una compostiera in modo artigianale e quindi nel divertente si hanno potuto approcciarsi a questo tema e comunque i bambini si è visto che hanno una sensibilità a volte più di noi rispetto alla raccolta differenziata, perché comunque crescono e già sono abituati a gettare non so, la carta in un determinato bidone, piuttosto invece noi ci siamo dovuti ecco, un po' adattare a questa cosa a cui noi eravamo abituati. Questa sera appunto oltre a Michele Antonini abbiamo con noi il professore Enrico Tosi, che è volontario del Centro Educazione Ambientale di Casa Archivio. Sono qua appunto per chiarire dei nostri dubbi, delle nostre curiosità, delle nostre domande, sia sulla raccolta dell'organico in particolare, ma anche sulla raccolta differenziata in generale. Quindi lascio loro la parola e poi abbiamo un dibattito per chi ha domande da porre. Sì, grazie, buonasera a tutti. E come diceva l'assessore, noi stiamo portando avanti questo progetto da qualche mese, questi sono diciamo, gli atti conclusivi. Lo stesso progetto l'abbiamo portato avanti anche nel comune di Isola del Piano di Montepulciano. Isola del Piano l'abbiamo già concluso, Montepulciano manca un incontro come questo stasera. E diciamo la volontà del progetto era proprio quello di diciamo, fornire informazioni, strumenti per migliorare la raccolta differenziata della frazione organica e anche per promuovere il compostaggio domestico. Dopo ne parleremo anche meglio con Enrico Tosi. Perché diciamo, abbiamo puntato l'attenzione su questa frazione del rifiuto, no? Sulla frazione organica che è l'umido, quella che voi raccogliete nel bidoncino marrone, insomma, gli scarti di cucina, tutto ciò che può essere biodegradato. Perché quella frazione di rifiuto è, se noi andiamo a vedere la totalità dei rifiuti che produciamo dentro casa, questa frazione di rifiuto rappresenta circa un terzo, quindi un terzo del peso dei rifiuti che noi produciamo sono frazione organica. E tra l'altro, oltre ad essere così quantitativamente importante, quindi essendo oltre ad essere una buona parte dei rifiuti che facciamo, sono anche la parte più problematica nella gestione, sia nella gestione dentro casa, lo sapete, magari d'estate, tenere il rifiuto organico dentro casa causa cattivi odori, attira insetti, eccetera. Pensate questo su grande scala, infatti non è problematica solo tenere dentro casa, ma è problematica lungo tutta la filiera, è problematica la gestione, la raccolta e anche lo smaltimento. Ora, appunto diceva l'assessore, noi ormai da un po' di tempo, anche sui nostri territori è partita la raccolta differenziata, quindi questa frazione sempre di più viene diciamo sottratta a quella che era la destinazione classica dei rifiuti che nel nostro territorio era sostanzialmente la discarica, ma questa frazione dei rifiuti è quella che in discarica crea le maggiori problematicità, perché è quella che sprigiona gas e quindi a chi sta nelle vicinanze della discarica sostanzialmente i cattivi odori, è quella che attira animali, in alcuni casi anche portatori di malattie, è quella che se non trattata adeguatamente addirittura può provocare esplosioni. Discariche sono moderne, diciamo, hanno una serie di accorgimenti per evitare questo tipo di problema, però la formazione di gas che dipende dalla putrefazione della frazione organica è quella che può causare anche questo tipo di problemi. Ed è anche quella che provoca il cosiddetto percolato, che è sostanzialmente il liquido che si sprigiona da questa putrefazione dei rifiuti organici e che diciamo, scende nelle falde acquifere e inquina. Anche in questo caso le discariche moderne, controllate, gestite bene, non danno questo tipo di problema perché hanno delle impermeabilizzazioni dei sistemi di raccolta del percolato, quindi questo tipo di problema non c'è più. Però capite che insomma, se appunto anche lo smaltimento di discarica dei rifiuti ha diversi problemi e questo si porta dietro anche dei costi, è proprio conseguenza
importante presenza di questa tipologia di rifiuti. Quindi questo già ci dice l'importanza dal punto di vista ambientale, ma anche economico, che dicevo si porta dietro costi, di eliminare il più possibile questa frazione di rifiuto dallo smaltimento finale, quindi dalla frazione indifferenziata. Quindi è importante diciamo, come minimo fare la raccolta differenziata e smaltirlo correttamente nella frazione organica. Quando voi lo smaltite correttamente nel bidoncino organico, questo rifiuto viene raccolto da ASE, che è il gestore dei rifiuti su questo territorio, ed avviato in impianti di compostaggio. Questi impianti di compostaggio solitamente da questa frazione di rifiuto si ricava il biogas, quindi sostanzialmente il metano, che è quello che qualunque processo di fermentazione e di putrefazione sprigiona. Questo biogas viene immesso anche nelle reti del metano che attraversano il nostro paese, in alcuni casi destinati alla produzione energetica, e quello che rimane, la sostanza organica diciamo digerita dopo il processo di decomposizione, è sostanzialmente un fertilizzante che viene rimesso in commercio e che spesso ci sarà anche comprato, capitato magari senza sapere che veniva dai nostri rifiuti della cucina, ci sarà capitato di comprarlo dal fioraio piuttosto che in qualche negozio per riempire i vasi, per cucinare l'orto, eccetera. I terricci, per esempio, che noi acquistiamo dal fioraio, hanno una componente di compost che appunto ha un potere fertilizzante di dare sostanza organica al terreno, quindi aiutare le nostre piante, o ortaggi a crescere. Il paradosso, lo capite già da queste parole, è che noi come cittadini, come amministrazione, paghiamo per smaltire una situazione di rifiuto e poi lo andiamo a ricomprare appunto dal fioraio dove lo compriamo, ripagando di nuovo il rifiuto che già abbiamo pagato per smaltire. E questo è il motivo per cui, uno dei motivi per cui all'interno di questa campagna, oltre a, diciamo, a dare indicazioni sul corretto smaltimento del rifiuto nel suo bidoncino, promuoviamo fortemente anche il compostaggio domestico attraverso le compostiere da giardino, da orto. E perché in questo modo, diciamo, evitiamo di mandare rifiuto dentro la filiera dei rifiuti, che crea tutto un costo e una serie di problematicità. Quindi in qualche modo il comune, ovviamente, e quindi voi di conseguenza, per smaltire il rifiuto organico pagate, cioè in base alla quantità di rifiuto organico che viene smaltito si paga una quota. Non conferirlo, quindi gestirlo in proprio, ad esempio, in questi sistemi, permette di risparmiare questo costo, ma poi chi lo produce permette di risparmiare nuovamente, perché appunto ottiene il terriccio che può utilizzare a costo, senza costi. Come vedrete poi vi dirà Enrico, la gestione della compostiera è abbastanza semplice, ci sono alcune regole che vanno rispettate, no? Anche all'ultimo incontro, all'altro incontro che abbiamo fatto, vengono fuori alcuni problemi, non parte diciamo il processo, eccetera. E in realtà sono due o tre cose molto semplici che vanno fatte, che però se non si fanno si hanno problemi. I problemi possono essere appunto che non si biodegrada, che attira animali, eccetera. Facendo alcune piccole semplici cose in realtà tutto funziona molto bene, perché è la natura che fa il suo corso, non è lo stesso processo che avviene ogni giorno in natura, in un bosco. Se voi andate in un bosco trovate sostanzialmente humus, che è un altro, non è che una forma di compost che si è sviluppata in natura. La compostiera, diciamo, aiuta ad accelerare questo processo e anche a gestirlo. E dicevamo, allora, in questo progetto abbiamo, diciamo, fatto questo lavoro nelle scuole, che diceva l'assessore, quindi con i ragazzi abbiamo fatto, con i bambini abbiamo fatto il compost, e abbiamo in genere, diciamo, abbiamo approfittato anche per parlare più in generale del problema dei rifiuti, di perché è importante fare la raccolta differenziata. Come sempre con i bambini è una soddisfazione lavorare su queste cose, perché sono molto ricettivi e poi spesso tornano a casa e scrivono i genitori. E poi abbiamo realizzato questo opuscolo che questa sera potete prelevare, che nei prossimi giorni continuerà ad essere distribuito sul territorio, che è stato in parte realizzato proprio dai bambini di scuola. Cioè, una parte dei testi, oltre a una parte delle immagini, sono stati preparati assieme ai bambini della vostra scuola, insieme ai bambini di Montefeccino e di Isola del Piano, dello stesso istituto comprensivo. E oltre al muscolo c'è un sito internet per chi lo utilizza, l'indirizzo lo trovate sulla,
copertina. Dentro questo sito internet potete trovare, oltre a tutta una parte, insomma, una parte dedicata appunto al lavoro che abbiamo fatto nelle scuole, dove ci sono le foto che documentano il lavoro, i disegni che hanno fatto i bambini, c'è anche un video di una lezione che abbiamo fatto a scuola, insomma, quindi potete vedere questo aspetto. Potete trovare la pagina dedicata al vostro comune, l'indirizzo specifico lo trovate nella penultima pagina, comunque per questo è comune.it/Serrungarina, e lì su quella pagina qualcosa trovate anche qui nella penultima pagina, in maniera molto più approfondita trovate tutte le indicazioni per la corretta gestione dei rifiuti nel vostro comune. Quindi quando avete dei dubbi su dove va smaltita una frazione, insomma, lì trovate anche scaricabile il pieghevole che ASET periodicamente manda nelle case, per chi l'avesse perso lo può riguardare su internet. Quindi ecco, ci sono una serie di indicazioni utili che speriamo possano servire a gestire sempre meglio questa funzione. E poi l'ultima parte del progetto è costituita da questi incontri, dove principalmente, insomma, cerchiamo di dare indicazioni su come gestire la compostiera. Credo che insomma, diciamo, forse una modalità utile per spiegare questa cosa può essere anche quella di, come è stato fatto l'altra volta, da partire magari da difficoltà che ci sono state, se in sala c'è qualcuno che la compostiera la utilizza già. C'è nessuno tra voi che già utilizza la compostiera? Signore? Come? Dico, penso quasi tutti, perché no, questa qua, sì, la compostiera a casa, insomma. Okay, sì. Penso un paio di persone. E voi avete avuto difficoltà con... funziona tutto bene? Senza particolari, immagino. Ho difficoltà. Sì, ho visto, ci sono alcuni che vogliono ripassare. Va bene, lasceremo la parola a Enrico, che a partire da come si monta ci spiega poi come si utilizza. Poi voi interrompeteci tutte le volte che volete, se ci sono domande. Poi dopo l'amministrazione vi dirà anche come fare eventualmente a richiederla, i vantaggi che ci sono a richiederla, lasciamo la parola agli amministratori. Va bene, buonasera a tutti. Tocco la 50ª compostiera di oggi, perché oggi è venerdì, ne abbiamo cominciato a fare la quarta serie di distribuzioni di compostiere a partire da gennaio di quest'anno. Però noi abbiamo cominciato anche prima, perché dal 99, come associazione ambientalista di Fano, che gestisce un centro di educazione ambientale che forse conoscete, si chiama Casa Archivei, frequentato dalle scuole, bene, lì è il luogo dove viene distribuito questo composter ai cittadini di Fano e anche delle zone circostanti. Molti di voi, dunque, via. Se i dati che ho io sono corretti, nella zona di Serrungarina dovrebbero essere 120 le persone che hanno nel corso degli anni ritirata questa compostiera. Quindi, com'è? Non è uguale. Sì, ci sono stati dei modelli differenti, però il principio è sempre questo. L'ASET evidentemente compra questo perché rappresenta forse giusto incontro tra modelli differenti. Alcuni erano più complessi, forse anche più pratici, però tra costo e beneficio credo che siano arrivati da alcuni anni a prendere sempre lo stesso modello, che adesso vi faccio vedere come montare e come funziona normalmente. Diciamo che in totale dal 1999 siamo arrivati nella zona servita da ASET a circa 5.800 compostiere, quindi è un bel numero, che significa che in discarica trasportiamo e accumuliamo molto meno rispetto a prima. Si chiama anche acceleratore questo. L'altra volta, nell'altro incontro, non lo vedo, c'era un signore che diceva, in sostanza, ma la natura fa già direttamente quello che noi chiediamo di fare a questo strumento. Ha ragione, perché
natura tutto si recicla, insomma, no? Più o meno rapidamente, però ecco, il destino è quello. È suggerita di evitare di spendere soldi, complicazioni con questo meccanismo, ma di trovare un sito dove ognuno potesse andare a portare il proprio scarto di cucina. Io ho detto, secondo me non funziona, anche perché c'è sempre qualcuno più vicino di qualcun altro a questo posto dove si voleva accumulare. Ma poi immaginate cosa succederebbe, ma lo vedete di sicuro, l'avete visto, per fortuna sempre un po' meno, perché nonostante tutto andiamo avanti e diventiamo più accorti. Immaginate la distesa di gabbiani che vanno a rifornirsi di cibo, infatti le discariche sono i luoghi privilegiati dei gabbiani, che ormai non si alimentano più al mare, ma sanno benissimo che a Fano, Monte Schiantello, c'è tutto quello che serve. E fino a quando sono i gabbiani, va bene, ma immaginate anche altri animali indesiderati che troverebbero in questa distesa di materia prodotta da ognuno di noi, cosa succede? Comunque è un discorso chiuso, perché non fa, ma non è che lo diciamo noi, è l'esperienza del passato. D'altra parte, se noi pensiamo che i nostri padri, con i nostri nonni, questo lavoro lo facevano già, perché eravamo già. Cioè, tutto quello che poi avanzava poca roba, fammela tanto, cioè, non è che si buttava la roba. Quindi per poco che avanzava, si buttava nella lucinaia. E quindi c'era lo scalapaglio della stalla, no? C'era tutto quel vendidio, chiamiamolo così, che si accumulava e poi si decomponeva, c'era un po' di buzzi, però insomma all'epoca non è che ci si faceva tanto caso. Però questo è un acceleratore di quel processo. Quindi tutto quello che noi buttiamo normalmente, anzi credo da voi abbiate già i bidoncini piccoli, no? Che poi vanno riversati in contenitori più grandi e così via, ecco, vedete. Però questo lo possiamo fare tranquillamente a casa, nel nostro giardino. Immagino che quasi tutti quanti voi non siate in condominio, ma abbiate uno spazio intorno a casa, insomma, no? Quindi potete regolarmente tutti i giorni riversare qui dentro, allora, gli scarti della frutta, dell'orto. Più spezzettato è meglio, perché questo è, chiamiamolo anche per comunità, uno stomaco che digerisce. E noi ci accorgiamo che se mastichiamo bene e non facciamo come diciamo, i predatori, i leoni che buttano giù, io parentesi, ai miei figli ho detto, quando hanno cominciato a mangiare, mastica, mastica, conta fino a 10, meglio se conti fino a 20, e dopo butta giù, perché la prima digestione avviene in bocca. Dopodiché è chiaro, no? Che se qui dentro, chiamiamo la digestione, deve avvenire per un torso di capo tutto intero, no? E ci vuole più tempo perché venga smaltito, digerito, rispetto allo stesso torso di cavolo fatto in tanti pezzi, perché si aumenta la superficie di aggressione di tutti quegli organismi che fanno il lavoro per noi, cioè non soltanto quelli che vediamo, ma anche quelli che non vediamo. Quindi cosa succede? Dopo circa un anno, se noi buttassimo dentro oggi un po' di questo materiale, dovremmo aspettare alcuni mesi, diciamo per sicurezza quasi un anno per la decomposizione. È ovvio che questo funziona ogni giorno, quindi quello di oggi fra un anno circa sarà maturo, ma quello che fra un anno io continuerò a buttare qui dentro sarà non decomposto e sarà in cima. Quindi questo accoglie tutta una serie di... Io aggiungo anche un'altra cosa, perché è materiale organico, ma si intuisce che se oltre alla scorza, alla buccia della pesca, io butto dentro anche il nocciolo della pesca, va bene lo stesso, perché si decompone molto più tardi il torso, il seme, anche quello è materiale organico, più coriacea, più dura da smaltire, è organica anche quello.
potrei dire la stessa cosa, ma dopo magari lo riprendo il discorso, sugli ossicini dei polli. È materia organica, ci vuole molto più tempo per lo smaltimento rispetto alla, chiamo la carta, per rimanere nel discorso del pollo. Perché vanno bene anche quelli? Perché rappresentano un meccanismo che impedisce la compattazione di questo materiale, perché tutto il meccanismo del funzionamento della compostiera è la presenza di ossigeno. Quindi il rametto, no? Non lo so, il rametto piccolino va bene, l'ossicino del pollo quando avviene, il seme della pesca, quando, perché evita che questo materiale che poi diventa pesante schiacci, appesantisca e non faccia passare l'ossigeno. E può capitare quello che molto spesso comunicano le persone che si lamentano che non gli funziona, si lamentano pure che non si monta bene, ve lo faccio vedere perché non funziona. Allora, si lamentano che puzza. Fatto uguale a 100, abbiamo detto che sono circa 5.800, se dovessi dire quanti sono quelli che hanno detto non lo voglio più perché non funziona, basta, è un imbroglio, dovrei dire che saranno 5-10 persone in tutti questi anni, alcuni dei quali poi, grazie a qualche suggerimento, qualche accorgimento, dopo lo fanno partire. Faccio sempre l'esempio del prato sfalciato, no? Molti di voi penso abbiano intorno a casa il prato all'inglese. A proposito di prato, vi direi che va bene il prato all'inglese in Inghilterra. Noi dovremmo avere a Fano il prato alla fanese, a Serondarino non so come si dice, guarda quello che fa, perché a me poi non sono citato di gusti, fa una certa impressione in alcuni periodi dell'anno, quando da noi luglio agosto c'è un po' di scarseggia l'acqua, no? E vedere che qualcuno innaffia il prato, è bello, davanti a casa, di un bel verde smeraldo, mentre tutti intorno magari luogo pubblico, no? C'è l'erba tagliata magari male oppure sfalciata, che già, perché è quella la caratteristica del prato nostro, che in primavera è verde con magari le margherine bianche, no? Poi a man mano il verde si trasforma e diventa marroncino, non è all'inglese. Quindi quello che voi vedete bello splendente ad agosto è un prato, diciamo, forzato. Comunque, chiuso la parentesi, che ci porterebbe lontano, perché si parla anche di acqua, che è un bene prezioso. Noi non è che siamo scarsi di acqua, sotto i nostri piedi c'è una fauna molto ricca che viene dall'Appennino, abbiamo fatto dei controlli, la fauna che noi abbiamo a disposizione nel nostro centro di educazione ambientale, che ha per fortuna un pozzo esclusivo, regolare, bene. Se vi ricordate qualche anno fa, una quindicina d'anni fa, ci sono stati 3 o 4 anni di siccità continua, non pioveva. Bene, avevamo lì sotto un, chiamiamolo la terrazza d'acqua di un paio di metri, quindi figuratevi quando c'è la grande abbondanza d'acqua. Comunque è l'acqua di qualità che ci manca. Quindi quella che abbiamo è abbondante, però è ricca di nitrati, quindi finiamo la insomma. Quindi, dicevo, questa erbetta sottile che è tutta acqua. Ed è molto pesante, quindi se la si mette in grande quantità, quindi magari tutto il blocco che avete tagliato, un muggio così, ci sta tutto, buttate dentro, non funziona, perché si compatta molto e viene a mancare l'ossigeno. Quindi qual è la composizione giusta? C'è una formula, però diciamo il giusto mezzo tra materiale secco e materiale umido. Cosa vuol dire secco? Per esempio le foglie. Foglie secche, quindi non c'è umidità. Insieme magari una cosa umida che si capisce subito, le bucce della frutta. Quindi dentro ogni tanto miscelato e quello parte e fa il lavoro per conto suo.
Sicuramente tra di voi non ci sono quelle persone che ogni tanto sono capitate, che sono lamentate perché dentro hanno trovato, trovano gli insetti. Qui dentro c'è roba che agli insetti piace. Quindi se lo mettete accanto alla porta d'ingresso, magari sotto la finestra dove dormite, dovete aspettare che ci sia qualche moscerino. Se lo mettete più distante, il moscerino fa il lavoro suo, non dà fastidio a voi e viceversa. Quindi, cioè, non è che adesso qui c'è il profumo di dei fiori, cioè, non puzza, capito? Però ha qualche controindicazione che adesso vi approfondisco. Innanzitutto vi faccio vedere come si... qui mi avete detto che è diverso quello che qualcuno di voi ha qui, no? Perché alcune sono state consegnate nel 2000. Qui abbiamo preso prima della partenza della raccolta differenziata. Quando è partita la raccolta differenziata, qualcuno ha cominciato a distribuire, sono tutte queste. Però altri l'avevano già in precedenza. Vabbè, comunque cambia poco. Sì, sì. Sentiamo da dire. È sempre questo. Ma che è bella. È uguale. Comunque, vedete, questo qui, vedete che è tutto forato perché deve consentire al materiale che si mette da sopra di fare perdere l'umidità. È chiaro, se fosse tutto quanto chiuso, plastica non passa, ma c'è il problema, perché si ferma il percolato, rimane lì, ben, insomma, immaginabile. Quindi questo consente sia all'umido di scendere sotto e va sulla terra, ragione per cui non vi diciamo di metterlo sul marciapiede, perché non assorbe, quindi deve andare sul terreno. Magari se lo smuovete un po', magari è molto duro quel terreno, fa lo stesso, però se lo raschiate un po', lo ammorbidite un po', assorbe meglio, ma soprattutto c'è l'ascensore che porta su, è quello che porta giù, no? Va giù il percolato e vengono giù i lombrichi, i vermi. Infatti questa è la cosa comica, qualcuno si è lamentato perché mi si vede dentro. Magari non avessimo tanti di quei vermi, i lombrichi che vanno a fare il lavoro di decomposizione insieme a tanti altri organismi che di varia natura. Allora, noi suggeriamo, sulla base dell'esperienza fatta, in particolare per le località dove si è certi che nelle vicinanze ci sono persone che hanno in casa i polli, i conigli, insomma, che ovviamente attirano animali indesiderati, reticati, insomma, che sono animali intelligentissimi, molto furbi, e loro sono capaci di mordere, rosicchiare e fare i buchi. Infatti alcune delle nostre, perché ripeto, noi le abbiamo, il nostro centro di educazione ambientale le abbiamo dall'inizio, i vari modelli ce li abbiamo quasi tutti, quelli proprio slanciati, sempre di 300 litri, quelli con un coperchio sopra che si gira perché si può arieggiare a seconda della stagione, più caldo, più freddo e così via. Alcuni di questi conservano, e non l'abbiamo cambiato perché sembra dimostrare cosa succede, c'è un po', perché le venticane hanno rosicchiato una parte di questa base. Ma perché è successo? Per un certo periodo, adesso non più, perché vicino c'era una persona che aveva, in maniera non regolare, perché in città ci sono delle norme che non consentono di fare questo allevamento familiare di polli, conigli, insomma. Bene, lì c'era il via vai delle venticane che andavano da questo signore, poi quando erano scontenti di quello che gli passava il convento, venivano da noi, perché non so, roba buona, forse per loro, per qualche periodo ce n'era. Per cui sconsigliamo di mettere dentro quelle che, diciamo, gli scatti della cucina, che possono essere appetibili per, se buttate le scorze del formaggio, state dicendo ai soci, venite, venite, perché trovate da mangiare, da dormire, da divertirvi, da moltiplicarvi, insomma, non va bene. È roba buona, nel senso che dal punto di vista organico quella si decompone, però c'è questo inconveniente.
Quindi, per ovviare a questo problema, noi suggeriamo di mettere sotto una rete a maglia metallica, a maglia abbastanza fitte e abbastanza robuste da resistere, ci mettete dei fergati, ma quelle reti che si possono poi anche ribattere nella parte che vedete più alta, così che non ce la fa a fare il buco, diciamo, rosicchiando sotto la rete il toro. I moscerini ci sono, in particolare in estate, ovvio, quando magari questo è tenuto aperto, è tenuto chiuso, per cui il grande calore e la grande abbondanza di cibo accumulano un gran numero di moscerini, per cui noi suggeriamo in estate di tenerlo aperto, poveri. Allora, questo è perché l'abbiamo detto. Se riuscite a vedere, non so come ve lo descrivo, vedete che c'è un binario qui, questa parte nera è formata da due parti. Allora c'è una parte esterna e un'interna. Ebbene, a cavallo di questa parte esterna va incastrato questo che è il blocco principale. Adesso vi faccio vedere come. Ve lo dico perché è capitato. È capitato perché più di una volta qualcuno è venuto a dire: ma il coperchio non funziona, non chiude bene. Non questo, e questo è a spinta, è a pressione iniziata, che si trova. Dovete mettere questo che aiuta la funzione che dicevo prima di far circolare meglio l'ossigeno. Quindi immaginate che questo va incastrato qua sopra, aprite, buttate la roba, questo da un lato consente di far distinguere meglio intorno il materiale, potrebbe accumularsi tutto da una parte e non dall'altra, ma soprattutto è, vedete, forato, tra l'altro è fatto in modo tale che si può anche aprire questo qui, però voi lo montate a pressione, quindi ha questa funzione di portare più ossigeno, quindi mettete questo sotto. Conto se lo usate per l'orto,
cioè mangiate quello che producete. Un conto se lo usate per i fiori, no? I vasi da fiori. Allora rispondo io, va bene la buccia della banana, va bene la buccia dell'arancia, però siccome sapete benissimo che è molto più coriacea rispetto alla buccia per esempio della pesca o della pera, quella della banana, ci vuole più tempo. Però se la banana non è quella organica, cioè quella non trattata, con tutta una serie di prodotti, conservanti, lucidanti e così via, le arance, quelle che comprate, magari al supermercato, sono bellissime, splendenti, poi una cartolina, magari non saranno tanto sane, però sono belle. La frutta che noi troviamo adesso in giro per i mercati è tutta bella, pomodori in inverno bellissimi, però non sanno niente, spesso, forse esagero in qualche... Però dicevo, allora, se voi mettete le bucce dell'arancia trattata e hanno anche una specie di cera, perché per farla diventare più succente, insomma, devo fare qualcosa, perché la buccia normale dell'arancia è, sembra spesso sporca, perché ha, diciamo, ossido, delle sostanze, una specie di funghi, che la fanno diventare anche nera, per cui quando la si sporca, non tutte, capita anche questo. Allora, se voi mettete quella roba lì nell'orto, mangerete i pomodori che contengono una frazione piccolissima di quella sostanza che è venuta da dentro. Altro discorso se lo usate per il fiore, vabbè, il fiore sarà già un po' di cera, non ci importa niente. Capito? Quindi, poi per sapere cosa va dentro è intuitivo, però se voi fate riferimento, vedo che siete tutti quanti sicuramente, credo, attivissimi nello smanettare i computer, quindi avete tutti quanti lo smartphone, avete sicuro, no? Quindi aprite il sito di internet e cercate compost e troverete un'informazione sterminata. Il problema è che è troppa roba. Qui ci sono dei siti più attendibili rispetto ad altri. È chiaro che se l'autore di quella pagina è un'associazione tipo Lega Ambiente, io gli ho fiducia. Se è un ragazzino della scuola media o della scuola media che ha fatto la ricerca, tanto bellina, sì, spero che l'insegnante sia stato attento a controllare quello che ha scritto, capito? Quindi bisogna attenti anche, fare attenzione anche alle fonti. Comunque c'è scritto tutto. Qualche suggerimento: quando voi buttate la roba dentro, sarebbe buona norma spesso anche mescolarla, sempre il discorso di prima, diciamo l'ossigeno, meglio ancora sarebbe quella di rifare l'operazione, cioè togliere, è facilissimo, no? togliere questo, setacciare quello che sta dentro, setaccia, quello che avanza lo ributtate dentro, perché è una sorta di miccia, lì già ha quello che non è decomposto tutti i principi giusti perché possa, una specie di fiammifero che buttate dentro che fa ripartire la fase successiva. Quindi, per concludere, quello che ci va lo sapete di sicuro. Nel dubbio, che ci può sempre essere, questo è l'organico, cioè, a proposito di raccolte differenziate, perché oltre all'organico certamente vi fate anche quello della carta, del metallo, della plastica e così via. È un po' più complicato, perché, dicevamo la volta scorsa, vi subentra un altro meccanismo. La carta che noi consumatori conferiamo all'ASET, e a sua volta l'ASET conferisce a un'azienda che la riutilizza, che si trova sempre nelle Marche, nella zona dove ci sono le cartiere, ebbene, questa carta è di ottimo livello, quindi siamo abbastanza bravi nel selezionare la carta. Diciamo siamo al 99%, perché un minimo di impurità ci può essere. Questo materiale, questa materia, questa carta, ha, diciamo, un livello buono,
però se noi insieme alla carta diciamo buona, e qui non sta a dire cosa vuol dire buona, ma immaginate, è carta anche quella della merenda che fanno i bambini, quindi è incartata, però dentro c'è un po' di olio, un po' di pomodoro, carta sporca, è carta, no? Però quella fa diminuire il valore del carico complessivo del prodotto. Stessa cosa dicasi per il vetro, anche lì ci comportiamo bene. Meno bene per la plastica, che è un macello, nel senso che spesso siamo anche noi in difficoltà per capire ma che plastica è. Oppure i prodotti che insieme hanno più materiali, no? Quindi quei fogli con l'alluminio oppure con solo. Allora la buona norma dice sempre che il discorso di prima della qualità della materia che noi vendiamo, nel dubbio buttiamo queste cose nell'indifferenziato. Una porzione di quello che produciamo è comunque indifferenziato, quindi lo portiamo nella discarica, siamo più avvertiti di un tempo per cui sappiamo che la discarica non è più come quella di 30-50 anni fa, quando le discariche ne abbiamo combinate in tutti i colori. Sapete cosa è successo a Pesaro, no? Per restare nelle vicine, o anche a Fano. Una volta non si guardava tanto per il suo fine, quindi c'era questa spazzatura e che si faceva? In un buco, buttiamo dentro. E quali erano i buchi, virgolette, privilegiati 30-40 anni fa? Che avevamo a disposizione le cave di ghiaccio, pensate, in un posto delicatissimo lungo i fiumi, lungo il Metauro, hanno fatto diciamo per anni e anni di escavazione anche nell'alveo, quindi sono creati quelli che adesso sono diventati dei laghi. E per fortuna adesso non più come ancora 20-30 anni fa si butta la roba dentro come riempitivo. E cosa c'è? I copertoni dei camion, le mattonelle rotte, il ferrame, tutto dentro. Abbiamo testimonianze di queste cose dirette, perché alcuni dei laghi che voi vedete venendo giù a Fano, nelle immagini anche da Vesti vedono benissimo, abbiamo dei posti molto belli. Alcuni di questi sono stati risparmiati dal tombamento e rappresentano una risorsa buona, ma pensate che l'acqua che vedete in quei laghetti lì è l'acqua di Fano. Hanno fatto il buco, sono arrivati sotto di 10, 15, 20 metri fino a scoprire la falda che è uscita fuori e ha fatto il laghetto. Ebbene, alcuni di questi laghi sono stati tombati con tutto questo materiale. Se volete la prova venite a Fano, vi portiamo nel lago che chiamiamo Ostagni Urbani, è di proprietà dell'Associazione Ambientaliste di Fano, che l'hanno comprato grazie a un finanziamento del Ministero, fermando il tombamento, ma non del tutto, perché una parte dell'area che noi adesso calpestiamo, che è ricoperta di alberi, ci sono i prati, eccetera, eccetera, se andiamo sotto troviamo i copertoni, le mattonelle, il ferrame, tutte le schifezze, che una volta si buttavano dentro quella che era una discarica. La sensibilità era molto diversa da quella di oggi, e noi siamo anche abbastanza fortunati perché fin quando si tratta di inerti non va bene, ma va malissimo quando lì sottoterra si buttano prodotti inquinanti, industriali, cancerogeni, tutto quello che sapete che sta venendo fuori in alcune zone del nostro paese, che è diventata la discarica delle zone produttrici di altre parti. Quindi io mi fermo a questo punto, quindi se avete qualche osservazione sono a disposizione per quanto riguarda il funzionamento di questo. Sono ormai 14 anni che le distribuiamo, quindi ne abbiamo viste di tutti i colori per quanto riguarda il funzionamento. Dicevo l'altra volta, l'ASET da noi giustamente fa i controlli, perché chi fa il contratto per avere la compostiera ha fatto a titolo diritto anche ad avere un piccolo sconto. Adesso non so se mette in imbarazzo l'amministrazione di dire, no, anzi vivo per la poi precisare completate voi il progetto. Quindi c'è nel pagamento della
spazzatura, c'è una quota fissa e quella non si discute, e c'è una parte variabile. Sulla parte variabile chi prende questo, anche perché non porta in discarica, ha uno sconto. Adesso non so dire di quanto è, non è una grande roba, però meglio un po' in meno che un po' in più, insomma. E quindi controlla l'ASET per vedere se effettivamente viene utilizzata lì dove c'è scritto nel contratto, e per raccogliere l'ubico e non per fare, come ha fatto qualcuno, la cuccia del cane. È bella quella cuccia. Gli togliamo questo che dà fastidio. E che fanno le multe? È giusto. Quindi questo è il modello che probabilmente l'amministrazione distribuirà anche a voi. Quindi le ultime che abbiamo prestato si tirano completo. Se avete qualche dubbio sul materiale da non da compostare, ma da raccogliere in maniera differenziata, telefonate all'ASET, ci sono due gentilissime impiegate che sono a disposizione per dire, allora ve lo dico. Prego, sì, magari no, era per quanto riguarda la compostiera, poi magari leggendo anche questo, perché per quanto ecco è diciamo l'impostazione uguale per tutti e tre i comuni di cui prima parlava Michele, sono i tre comuni che fanno parte poi dell'istituto comprensivo, quindi cioè le scuole di questi comuni fanno parte dello stesso comune, lo stesso istituto comprensivo, ed è per questo che i tre comuni hanno lavorato sullo stesso progetto. Ma questo poi è specifico per il territorio di San Berina, e se voi vedete nell'ultima pagina noi abbiamo fatto questa scelta quando siamo passati alla raccolta porta a porta, la raccolta determinata con il porta a porta, di far pagare 10 euro a chi ritirava, soprattutto ecco, per responsabilizzare, voleva essere questo, non è perché il comune, perché comunque è un minimo, ma esatto, è un contributo, anche perché questo costa molto di più a noi come comune, non so se lo paghiamo 40 euro, però perché ci siamo detti chi la vuole veramente non è disposto a pagare. Però ecco, adesso voi avete visto tra l'altro, sono vicino perché se no mi giro le spalle, noi siamo passati con la tassa sui rifiuti, dalla TARSU alla TARES, e probabilmente siccome stavate usando in comune sono arrivate diverse telefonate di proteste o richieste di spiegazioni, perché è arrivata qualche giorno fa, qualcuno forse ancora non è arrivata, da pagare una quota della TARES. E su questa TARES, quindi questa nuova tassazione, c'è uno sconto per chi ha questa compostiera, perché ha chiesto il comune la compostiera, minimo, come diceva appunto il dottor Tosi, ma è comunque qualcosa insomma, rispetto a chi non ce l'ha, è poco, ma è qualcosa. Approfitto per dire questo, cioè per spiegare perché è arrivata adesso una nuova rata da pagare sull'immondizia, se mi consentite, adesso perché visto che siete qui do le spiegazioni a voi, poi magari voi riuscite a diffondere. Allora noi quest'anno, poi magari c'è anche l'assessore Volpini che ha seguito meglio questa cosa, quest'anno noi abbiamo pagato, cioè è stato messo a ruolo, e quindi noi abbiamo pagato già due rate dell'immondizia, la tassa sui rifiuti, però che si riferisce all'anno 2012. Nel frattempo, quella era la TARSU, nel frattempo ha preso un altro nome, si chiama TARES. Ma che cosa ci dice il governo? Cioè, ok, dalla TARSU si passa alla TARES, quindi nel 2013 non si paga più la TARSU ma la TARES, però si paga nel 2013, quindi noi quest'anno ci siamo ritrovati a pagare la TARSU, quindi i rifiuti del 2012, e la prima rata soltanto di quelli del 2013, perché la rata successiva sarà invece pagata nel 2014. Non lo sappiamo. Allora, perché dice non lo sappiamo? Perché non è che l'amministrazione di San Berino non ha deciso. Non lo sappiamo perché c'è una normativa che ci cambia in continuazione. Perché prima c'era una legge, poi è uscito un altro decreto, ancora non so se è stato trasformato in legge, non, c'è stato bisogno di avere dei chiarimenti che anche
Quando dicono, non mi riferisco solo al comune di Solugarina, ma probabilmente sapete che per quanto riguarda i tributi, il nostro comune insieme ad altri comuni, siamo 8 comuni associati, in un ufficio unico con un responsabile che è poi la dottoressa che ha firmato la lettera che ha accompagnato, l'avete ricevuta? Sì, questa c'era una lettera di accompagnamento, quindi la dottoressa Carpinetti che è responsabile dell'ufficio tributi di tutti questi comuni, ecco, quindi quando dico noi, ecco, lei stessa ci dice la prima rata è così, la seconda non sappiamo ancora perché abbiamo bisogno che ci diano dei chiarimenti dal centro verso la periferia. Quindi è questo, quindi non è perché qualcuno stamattina mi ha detto ma io l'ho già pagata, perché la devo pagare un'altra volta? Avete sbagliato, non è che la paghiamo un'altra volta, noi abbiamo pagato quella del 2012, adesso è arrivata la prima rata di quella del 2013, la seconda dovrebbe essere per il 2014, ma su questo vi daremo informazioni più dettagliate quando anche noi avremo delle informazioni appunto più precise. Non so se ho dato una spiegazione. Comunque in questa nuova tassa che si chiama TARES c'è un piccolo sconto per chi ha la compostiera. Quindi chi ancora non l'ha presa, per esempio, anche dopo questa serata desidera fare questa esperienza e quindi la vuole, ce la può richiedere in comune. Noi ne abbiamo, credo, già ancora alcune in deposito, ma se non ne avessimo più, le richiediamo ad ASA che nel giro di pochi giorni ASA ce le conosce. Sì, però non è che chiediamo ad ASA una compostiera quando ci sono un po' di richieste, ma ci bastano anche 4 o 5, facciamo richiesta ad ASA e ASA ce le conosce. Se avete delle domande su questo, ma anche su questo che ci hanno presentato stasera, io intanto ringrazio l'assessore che ha fatto l'introduzione, ringrazio Michele, ringrazio il professor Tosi, devo chiamare professore, dottore? No, Tosi. perché sono venuti la seconda volta, il primo incontro l'abbiamo avuto a Tavernelle, il secondo incontro è questo di questa sera e il terzo sarà lunedì prossimo a Salugarina, quindi se conoscete qualcuno che magari non è riuscito a venire in questi due incontri, vuole venire a Salugarina, può venire lunedì 7. Quindi vi ringrazio anche per tutte le informazioni che ci hanno date. Io direi di cogliere l'occasione di questa loro presenza, visto anche che Tosi ha molta esperienza per quanto riguarda il compostaggio, quindi approfittare di questo. Perché, voglio aggiungere una cosa, perché a un certo punto la raccolta di ferro? Perché qualcuno dice, ah ma noi facciamo un grosso sacrificio a differenziare tutte queste tipologie di rifiuti e poi alla fine paghiamo sempre di più. Questo ce lo diciamo, è così. Perché? Perché allora da una parte noi abbiamo dei risparmi, per esempio differenziando e differenziando bene, perché questa è una cosa a cui io tengo molto, noi abbiamo raggiunto come comune il 70% della raccolta differenziata, quindi abbiamo raggiunto quella percentuale che ci poneva la Comunità Europea e in base alla quale noi non paghiamo più l'ecotassa, giusto? Mi conferma. Che noi pagavamo invece fino al 2000, l'abbiamo pagata che nel 2011, perché siamo partiti in aprile, quindi non avevamo raggiunto il primo anno del 2011, se vi ricordate noi siamo partiti in aprile, quindi la percentuale poi su tutto l'anno e noi siamo partite da un 14%, mi sembra il dato precedente di differenziato, e siamo subito schizzati, quindi siamo stati molto bravi, però nel primo anno non abbiamo raggiunto quel 65% che dovevamo raggiungere. Nel 2012 abbiamo superato il 65%, quindi non paghiamo più questa ecotassa e paghiamo meno le discariche. Però, come dicevano anche i nostri relatori di questa sera, cioè il conferire anche questi rifiuti, ma poi adesso chiedo la parola anche a Volpini che ha seguito molto più nel dettaglio, non è che non costi, cioè intanto il servizio porta a porta, voi capite che raccogliere per ASET, mandare tutti i camion che raccolgono le varie tipologie di rifiuti, il personale, quindi c'è un costo per noi e anche per il comune essere passati a questo tipo di raccolta differenziata ha avuto un notevole incremento dei costi, ma io adesso passerei la parola perché così lui è più, 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 più
prende il taglio, così parliamo tutti stasera. Ah, beh, manca l'assessore, se vuoi dire qualcosa poi dopo anche tu. Beh, vabbè, come ha detto il sindaco, naturalmente questo passare dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta, purtroppo i costi della raccolta sono schizzati e questo è il grande problema. In più anche sullo smaltimento, mentre magari per quella che è l'isola ecologica stradale, come la plastica, l'alluminio e la carta, comunque il materiale viene smaltito e ci sono anche dei piccoli ricavi, per invece lo smaltimento sia dell'organico che degli sfalci, del verde, quelli purtroppo sono solo dei costi. Quindi la situazione è un po' questa qua, insomma, come ho detto l'altra sera, passare alla raccolta differenziata è stata una scelta obbligata. Una scelta obbligata perché purtroppo ormai le discariche sono arrivate tutte vicino all'esaurimento, quella di Barchi sta vivendo diciamo di anno in anno, gli viene prolungata la vita, ma anche lì è destinata a chiudere, quindi ben presto anche noi passeremo a conferire il materiale al Monte Schiantello dove va il comune di Fano. Quindi capite già che anche tutti adesso convergono nuovamente su Fano e quindi anche la vita della discarica di Fano viene accorciata. E purtroppo la situazione dove si vive un po' così di anno in anno è anche difficile avere una progettazione a lungo termine. Naturalmente nessuno vuole nuove discariche, questo materiale deve essere smaltito. Ma dobbiamo arrivare come obiettivo finale ai ricavi zero, e quindi cioè, ci dobbiamo impegnare tutti assolutamente. Siamo molte, però anche l'industria deve produrre, deve partire dall'inizio, produrre anche a cose, e a volte arrivano anche i giornali, no? Che non sono un po' di niente da differenziato, che non poi mettono nella carta. Come il cartone dell'acqua, c'è la plastica e c'è la carta. Sì. Qualcuno però in teoria va la carta. Sì, però la plastica che c'è la allora se fanno tutti quanti le bottiglie di plastica, la gente butta direttamente la plastica. Sì, adesso sono questi tentativi che fa anche l'Ocean dove no, per dire detersivi, quelle cose lì esistono, no? Delle cose sfuse. Però parliamo insomma di poca cosa. Sì, sì, no. Diciamo che è un obiettivo quello. Sì, purtroppo i passi sono piccoli e lenti. Anche se la sensibilità secondo me sta aumentando, no? Lo dicevo prima anche tu. Io penso che sempre più persone si convincono, se non altro io dico per un rispetto anche dell'ambiente, perché tanto altrimenti è il discorso delle discariche. Mentre una volta sembrava che queste discariche avessero vita infinita, adesso vediamo che stanno chiudendo, non se ne possono più aprire per legge. Quando eravamo bambini facevamo il punto differenziato con zio, no? Tutto sentire. Sì. Poi quando ci hanno messo il cassonetto, ci sembravamo dei signori, ma che bello, potete fare sempre da recente chiedere. Cosa fa? Prende
e scarica più. Quindi ultimamente lì, se ci andate a passeggiare, troverete un televisore Fonova a colori, un lavandino di quelli però con trovate alcune bottiglie di spumante italiane, calcinacci, scherzo, come no, perché da noi lascia come no, non, per ora non ci sono, certo, da noi lascia il in quel caso il comune deve chiamare Aset e portare via, ecco, no, questo materiale si recupera tutto perché poi viene triturato, diventa materiale di riempimento perché è cemento, no? È materiale cose di ceramica e così via, cose d'olio. L'olio si viene raccolto di frittura. Sì, sì, viene raccolto. Da noi c'è, penso che arriva il centro mobile. Sì, arriva da voi? No, qui non arriva, arriva. Ah, se c'è il centro mobile che fa servizi settimanali, anzi bisettimanali, a seconda delle zone. Da me viene il giovedì. Se avete voglia di arrivare a Sterpetti, c'è Sterpetti il raccoglitore. Non è un anche se. Quello è libero perché il comune ha una, ho parlato proprio ieri con l'assessore di Montefelcino, gli ho detto ma per te è un problema se arrivano da fuori? Lui dice no, perché noi non paghiamo a quantità, lui ha pagato per ogni postazione che ha installato un fisso, quindi lui dice se per me arrivano da fuori non c'è problema, quindi se per voi Sterpetti è comodo vi si può portare. No, perché se è quello lì non c'è. Acquistare l'oggetto oppure anche quello che siamo in voi, cioè se noi ci iniziamo verso la scelta dell'oggetto, perché come diceva Salvo prima, la mostra è dalla prima casa, una carta soltanto comunque carta non chimica che veniva comunque su qualche faccia. Oggi se va a comprare la carta sia per le leggi che sono magari migliorate, però plastica, poi c'è la spottina, c'è tutto un insieme di cose che alla fine noi per, mangiamo la carne per smaltire quello che c'è in volo, che c'è a svegliare. Quello che vorrei dire anch'io, a livello europeo, a livello nazionale, bisognerebbe spingere appunto le organizzazioni di volontariato, di ambientalisti, a fare delle scelte anche su questi signori che ci propinano queste cose velenose e dirò multinazionale, vogliamo cominciare a buttare l'acqua solo nel vetro oppure non vogliamo comprare più l'acqua di plastica? È quello che si ricicla benissimo, diciamo le stesse altre cose, però alla fine ci ritroviamo con una cosa comunque che ci va in maglione, adesso sono poche le ditte, ma comunque lì c'è una scelta di colore, è sempre inquinante, la bottiglia di vetro è quella che inquina di meno. In più in Germania, nei paesi un po' forse prima di noi, ci sono quando si porta la sera a comprare l'acqua, se l'acqua costa 10 centesimi al litro, la bottiglia costa 20, cioè il vuoto della bottiglia costa 20. Allora chi va a comprare l'acqua ne porta indietro le bottiglie ed è sicuro che quella volta diciamo, il negozio oppure smaltisce. No, se volete vi racconto un aneddoto, perché noi come associazione fino a 2 anni fa per conto del comune di Fano abbiamo gestito un gemellaggio di carattere ambientale con la Germania e l'Inghilterra. Siamo andati in Germania ed erano tutti insieme a tavola i ragazzi, quindi ragazzi di 15-18 anni, no? Quindi a tavola vedevamo che i nostri amici, ragazzi, accompagnatori tedeschi, in inglese non fa parte, no? Lo sa per conto proprio, non attaccava molto gli inglesi. I tedeschi, i vuoti, le bottiglie vuote, no? Che facevano? Una volta di plastica, le rovesciavano sul tavolo, e poi abbiamo capito che avevano tutto l'interesse, appunto, a recuperare questi vuoti di plastica, che noi che siamo i signori, capito, no? Loro li recuperavano perché costava più il contenitore che il contenuto. Cioè uno riportava indietro 10 bottiglie di plastica e insomma conveniva.
Quindi per dire, noi saremmo virgolette i signori che si possono permettere di buttare via, sprecare questa roba che è preziosa, quanta costosa, inquinante e quant'altro. Gli tedeschi invece no, loro, perché meno, io tra l'altro in quella stessa occasione ho commesso un errore grave, un peccato grave, perché aveva una bottiglia manzoni che fare, dove non c'erano i cassonetti, ho visto un cassonetto, oh, che non caso è puro, tutto dentro, non si accorta che era per lui, cioè erano i cassonetti più grandi. La volevo recuperare, però proprio mi vergognavo, poi non ce la facevo perché non cassonetto. Allora mi sono guardato intorno, sono andato. Insomma, quella partita di umido. No, quella partita di umido, non era buona. La bottiglia mia dentro. Vedete, perché anche quando si dice, io a volte sento, tanto noi facciamo la differenziata, tanto mi hanno detto che alla fine portano tutti in discarica. Non so se l'avete mai sentito dire. Questa mattina. Non è vero. Allora, portano in discarica se il materiale, cioè, per esempio sulla plastica, se tutti mettiamo le bottiglie schiacciate, messe bene, eccetera. Poi c'è quello che porta invece della plastica, che non è quella riciclabile, logicamente quella plastica lì non può essere avviata al consorzio, a meno che qualcun altro non rifà di nuovo la selezione. Ma se è molto, ecco perché la qualità è brava. Se molto inquinata da cose che non si riciclano, si prende e deve tornare in discarica. Quindi noi molti facciamo la fatica di differenziare e poi basta uno o due che ci rovinano tutto il lavoro e quindi come se non avessimo fatto. Quindi è da lì che nasce un po' quest'idea che poi va in discarica. Ma in discarica se non è fatta bene, altrimenti ci sono i consorzi che ritirano la plastica, ci sono quelli del vetro e anche lì è quello che restituiscono ad ASI e poi ai comuni, dipende dalla qualità, perché se è qualità buona allora ci ridanno di più, se è una qualità insomma scadente logico non ci restituiscono quasi più. Cominciamo anche qui a adesso un po' più attrezzate, perché ci sono adesso le pattumiere già predisposte per, no, per i vari prodotti, quindi sono quelle composta, nel senso che lo stesso contenitore che è un po' più grande ha lo spazio per mettere direttamente alla fonte il vetro, la plastica, cioè i resti che non allumino perché quello va fatto. Poi, no, ma come adesso, tutti quanti che fanno quello che non sa, ad esempio, iniziare le capsule di caffè, ma quelle vanno nelle differenziate, se è plastica, ma l'involucro che è alluminio o è plastica? Fare delle capsule. Hanno cominciato a fare anche quelli riciclabili. Però io vedo quelli di plastica, non so. Dipende dal che materiale è. Quelle plastica alluminio o indifferenziate? Quelle secondo te da differenziate? Ma no, vanno nell'indifferenziato. Perché ci vuole quasi carta, dentro c'è l'alluminio. Il tetra pack perché quel coso delle latte. Sì, no, il simbolo, che però io non ho mai interpretato bene. Ma c'è scritto CA, quello di scarta. Sì. Ma ci sono vari simboli, che confesso, non l'ho capito. Io ho il dubbio mi viene quando mangio le cozze. Nell'umido può andare quella, mi dà l'idea che quella non si decompone. Ci vuole degli anni. Nell'umido nell'umido bidoncino sì. Nel bidoncino sì. Non ti conviene perché non ci vuole. Infatti io finché non ti spiccio. Nel bidoncino sì, perché va nell'impianto, trita, per non male. Ve ne racconto un'altra a proposito della domanda che ha fatto il sindaco, cioè i gusci delle coste, le vongole, così. Senti, no? Saulo, perché noi sempre su questo non ci mettiamo, no. Mia marita, allora lo dice, ma lì no, va qua! Noi nel centro di educazione mentale di Fano, in casa Archivei, abbiamo tutta la sfilza di questi modelli qui, tutti, cioè una decina, anche perché abbiamo gli orti
che utilizziamo a scopo didattico, perché vengono i bambini e facciamo vedere il ciclo, no, della stagionalità dei prodotti. Per dei pomodori non ci sono quasi più adesso, a dicembre non ci sono i pomodori anche se al supermercato, no? Cioè questo ragionamento. Abbiamo l'orto, ovviamente biologico, quindi non si usano prodotti chimici, e ancora di più il nostro presidente si comporta in questa maniera. Lui non vanga più, da molti anni non vanga, perché c'è una teoria che dice che la terra ha di per sé la capacità di filtrare, eccetera eccetera, no? Quindi non vanga. La roba che produce lui è uguale, identica a quella di chi fatica molto a vagare, eccetera. Cosa fa? Ha questi solchi, è un orticello di 30 metri quadrati, no? Per un uso familiare. No, attento. Allora, lui ha innanzitutto fatto, diciamo, le zone dove produce, e le altre dove cammina, perché è chiaro, tra un solco e l'altro, cioè, lui ci ha messo, diciamo, la moquette, perché fa, l'inverno impedisce l'evaporazione, l'estate è anche la crescita della vegetazione indesiderata. Poi, quando è ora, prende questa roba qui, nella zona predisposta per, ovviamente cambia, non è che ci ha messo i pomodori, l'anno prossimo ci mette i pomodori, la rotazione, e conciva con questa roba, quindi fa il buchino e c'è tutta questa roba qui. E capita di vedere tutto, gli ossicini dei voli, le cozze, le chiaro, magari sono frantumate, ovviamente, però troverete questa roba qui. Poi la roba cresce benissimo. Chiaro che non va a concimare il guscio frantumato della corsa, quella sta lì, ma è servita per la funzione che dicevo prima, di evitare gli spartamenti di questo materiale, che è così consente la circolazione dello segnale. Provare per credere, voi avete l'orto. Sì. Io all'ASE, la settimana scorsa, ho chiesto all'ASE, ma per caso ti hanno portato un po' di moquette? Che diciamo un po' per scherzo, ma anche funziona, l'ambizione di fare gli orti colorati, una rosa, perché è una decina di orti, perché la cacciamatura, cioè con materiale chiaro, si integra una moquette, non è che si ricicla, non è che, cioè, si decompone, è compostabile, però si cammina benissimo, perché uno l'ha fatto, quindi si cammina benissimo, ci si sporca i piedi. Non cresce le braccia, sotto è garantita. No, quindi lui conciva con questa roba qui, quindi il ciclo è chiuso, dalla tavola riporta ogni volta, ogni giorno, e non si riempie mai, anzi abbiamo degli ospiti, perché chi non ce l'ha è magari in condominio ed è molto ligio al volere, per cui non vuole portarlo nella indifferenziata, viene col sacchettino su un po' e lo vuole da dentro, e quindi abbiamo, diciamo, la compostiera condominiale. Lì ci si può mettere anche l'organico con la sacchetta, no? Se è quello di Materni, sì. Sì, però non va là dentro, perché quello serve per evitare che chi viene a raccogliere porta a porta il materiale debba problemi igienici, perché esatto, il bidoncino sta là dentro, fa presto, vuota, però è un sovraffiù per questo, perché direttamente lo buttate qua dentro, no, ma questo si decompone subito, anche perché questo, ma voi non credo che l'abbiate fatto la distribuzione dei sacchetti mantellini, quelli hanno una scadenza. Non durano in eterno, durano non so quanti mesi. Dopodiché si cominciano a squagliare, non tengono. Quello è essenzialmente mais. Infatti c'ha l'odore dei popcorn. Noi li distribuiamo una volta all'anno, quindi a dicembre, il primo di gennaio. Tanto è vero che siccome ne abbiamo delle rimanenze, quest'anno distribuiamo quelli per gli smaltimenti. Il fatto di dover limitare gli avanzi a
a cielo aperto, anche sotto le piante, è giusto o sbagliato? La natura ricicla tutto. E no, perché c'è una guerra interna tra me e mia moglie. Sempre all'interno delle famiglie. Io no, lo fa. No, il problema è risolto con questo. Con questo voi a livello familiare non lo riempirete mai, a meno che non abbiate una famiglia allargata con centinaia di figli, ma tra le figli. Quindi non si pone il problema, anche perché ci sono gli effetti collaterali indesiderati, perché se ci puntate i maccheroni, a parte i maccheroni non si potrebbero puntare mai. No, quelli ci sarebbero più capiti. Che i maccheroni avanzati, cosa ci si fa? I maccheroni avanzati? E ripassano dal forno con la besciamella. Oppure si fa la pizza, la pizza di maccheroni. Passo con la fresa che c'è un po' la terra. Certo, se c'è la fresa, ogni tanto, oppure con la sala.